Eccola la famiglia Romanov al completo: Nicola II, sua moglie Alexandra e 5 figli, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia e Alexei. In questa riproduzione i loro volti si oscurano poco a poco in ricordo della notte tra il 16 e il 17 luglio 1918, in cui la famiglia venne giustiziata dai rivoluzionari bolscevichi a Ekaterinburg, mettendo fine alla dinastia che guidò l'impero russo per 300 anni. Nella stessa cittadina russa quest'anno, nella notte scorsa, oltre 100.000 persone si sono riunite in processione per commemorare il centenario dell'assassinio dell'ultimo zar e la sua famiglia. Quando pensiamo all'omicidio di questa famiglia, racconta questa donna durante la processione, viviamo un grande dolore, ma allo stesso tempo, vedendo questo grande numero di credenti, comprendiamo che la Russia è viva. Nicola II, oltre ad essere zar, era anche il capo della Chiesa Ortodossa. La famiglia imperiale fu canonizzata nel 2000 dalla Chiesa Ortodossa russa e nel 2008 la Corte Suprema russa la riabilitò, giudicandola una vittima della repressione politica bolscevica. Il patriarca Kirill ha guidato la processione sino al monastero di Janina-Yama, dove la Chiesa russa ortodossa crede che vennero sepolti i corpi dei Romanov. E proprio riguardo i resti presunti della famiglia si è aperto un conflitto fra lo Stato e la Chiesa ortodossa, ma nuovi test del DNA sui resti della famiglia imperiale hanno confermato la loro autenticità. La disputa sui Romanov resta. Alla commemorazione, infatti, non era presente il governo russo, con Putin impegnato ufficialmente nel vertice con Trump.